Buonasera. Non ti sento. Ti sento. Ora? Ora ti sento. Scusa per averti fatto venire mezz'ora in anticipo. No, guarda, in realtà mi hai mezzo salvato la vita perché se no mi toccava prendere la cena fredda. Buonasera, Ok. signore dei Sith, Buonasera, signore grazie dei mille Sith. per esserci anche stasera, nonostante tutto. Voglio morire. No, sì, quando si pela è irriconoscibile, ma è lui. Quando mi pelo. Arrivo da un pomeriggio di quelli importanti, dove ho impiegato 3 ore circa del mio tempo per fare un lavoro che mi servirà per prendere il patentino da giornalista. E niente, Word è crashato e mi ha mandato a puttane tutto quanto. Ah. Il mio piano era uscire e prendere a testate la prima cosa solida che trovavo, quindi meglio se abbiamo anticipato la live. Dai, dai che stasera ti risollevi il morale, Allora, tornerà un sorriso a proposito di perché questo, il guerriero che porta il sorriso alla gente, dai, ne avrei bisogno. Allora, a non mi proposito di guardare. questo, Sì. io mi urge che io dica qualcosa prima di cominciare. Io questa live non la volevo fare. Perché? Allora, ovviamente chi non ha idea di quello che sto dicendo non capirà niente. Chi lo sa, vabbè. Non tanto Joy Boy, ma Nike penso sia il punto più basso in assoluto mai raggiunto dalla trama di One Piece. Marcello Lorenzo. Buonasera, Lorenzo. Una roba messa talmente a caso, per cui ovviamente stasera dovremo parlare. Una roba messa. Nika è stato citato più volte nel corso della serie, già dai Sì, tempi di grazie. Sì, Skypea. sti cazzi, Doc. No, Sì, ma no, no, allora mi puoi dire, assolutamente, l'hanno citato a assolutamente caso. no. Allora mi puoi dire, ma Neanche che l'editore non se lo puoi. ricordava di Nika. Il cazzo, no, il Giustamente. cazzo. Se c'è allora, se c'è una cosa che a me Naruto non si può dire, e cazzo, si ricorda tutto per fare tutti i collegamenti che poi deve fare andando avanti con i capitoli successivi. Cioè, non è Toriyama che letteralmente si dimentica i nomi dei suoi personaggi. Cazzo, almeno a questo a Oda glielo so di darglielo. Che cazzo, almeno non si scorda Senti, le cose. sia come sia, continuo a pensare che sia stata una scelta senza uno straccio di senso. E mi è sceso veramente tanto One Piece in quel momento. Ho continuato a seguirlo perché comunque mi piace, ma in quel momento ho detto no, 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 questa è una stronzata. Perché no, cioè non. Allora, cose. Mi hai cambiato alla base proprio lo spirito del personaggio. Non per forza in peggio, ma che diventi una specie di figura messaica, messianica, chiedo scusa. Non mi vuol dire niente. Cioè, no, non mi aggiunge assolutamente nulla al personaggio e no, non mi sta bene. Assolutamente non mi sta bene. Nika è una cosa che non doveva esistere. Non potete convincermi del contrario. Io non sono molto d'accordo con questa affermazione, perché comunque è un qualcosa che non cambia in negativo quello che in realtà Luffy è sempre stato fin dall'inizio dell'opera. Comunque, cioè, Nika viene descritto, lui è il guerriero che arriva, porta il sorriso alla gente e libera gli oppressi e gli schiavi. È quello che lui ha sempre fatto dall'inizio dell'opera. Sì, grazie al cazzo, però l'ho fatto in
nelle vesti di pirata un po' scanzonato, non nella vesti di un messia destinato a fare determinate cose. Quella è una cosa che non mi va giù. Ma non è un messia? Ma no! Cioè, Joy Boy non è che c'è la profezia del Rob, il salvatore che arriva, Nika è una leggenda del mondo di One Piece, che è un po' diverso da una profezia, cioè non è un qualcosa tipo Harry Potter, no, questo è un evento che accadrà, è scritto che accadrà, è appunto più è appunto un mito, una leggenda di un qualcosa che si dice esistesse sto essere che faceva queste cose, e poi alla fine Nika altro non è semplicemente un altro tizio che aveva il potere del punto Gangamma. Cioè, alla fine è lo stesso discorso di Eneru. Eneru veniva trattato come una divinità, alla fine era semplicemente uno che aveva un potere OP. Il discorso è sempre quello. Tutto quello che lui ha fatto finora nell'opera, questo non cambia niente. Non lo so, continua a non piacermi. Puoi barcamenarti nelle differenziazioni tra profezie e leggenda quanto ti pare. Ma resta il fatto che da... Io capisco quello che vuoi dire, però qui non siamo sullo stesso discorso del tipo fare un paragone più che scatta spu dalla mente. Non è un caso Naruto, c'è comunque lì veramente è quella roba che appunto quello che tu stai provando tu adesso, io l'ho provato con Naruto, molta gente l'ha provato con Naruto. Con One Piece no, perché alla fine, appunto, ripeto, questa cosa non cambia quello che Luffy ha sempre fatto fino a mo. Ok, adesso c'ha i poteri di un dio, tra tante virgolette. Ma non è con quelli che ha sempre vinto finora. Senti, allora, cioè, non okay. È con... sì, grazie tante, però anche solo il... Ok, va bene, Luffy rimane lo stesso personaggio. No, perché per esempio invece a ritroso, c'è Naruto non ha mai vinto con le sue sole forze, fin dall'inizio dell'opera. E fin lì. Quindi lì ti passa il discorso, porca puttana. Invece Luffy comunque, ripeto, per carità, si può discutere sul come è arrivato questa cosa, perché sì, ci sono un paio di cose che davvero non tornano, come per esempio il fatto che il governo mondiale dica cerchiamo il brutto Gangam da 800 anni. Minchia, il ragazzo di gomma appena è cicciato fuori, non gli avete mandato i tre ammiragli appresso subito? E questa è una cosa che considero veramente un po' un buchetto di trama. Tutta la questione Luffy Nika, alla fine... Sì, ma è sempre... cioè... E vedi che sono problemi che arrivano a cascata, perché per me Luffy è sempre Luffy alla fine, è comunque sempre Luffy. Certamente è sempre lo stesso personaggio, è sempre il cazzone della situazione, ma già semplicemente il fatto che passi da essere un cazzone qualsiasi con un superpotere poi relativamente minore come quello dell'essere di gomma. Allora, mi sarebbe stato bene che avessero messo la stessa identica lo stesso identico power up, perché il power up mi piace, lui come figura mi piace, ma se semplicemente avessero non avessero cambiato il nome del frutto del mare, cioè invece che mettere, appunto, come dicevi te, nessuno fino a quel momento aveva mai considerato il frutto Gam Gam come un frutto speciale. Nessuno l'aveva mai definito speciale. Poi addirittura, quando succede quello che succede, perché succede stasera, cambia nome. Cioè, va a cambiare, non retroattivamente, ma non va a cambiare niente retroattivamente, non agisce retroattivamente questa cosa, ma va a cambiarti alla base quello che è il potere di base di Luffy, ovvero il frutto Gam Gam il punto del frutto Gam Gam non è mai stato l'essere di gomma, era un'altra cosa, era proprio un altro tipo di frutto, a parte il fatto che sempre
di world building la categoria paramiscia ci fa una figura de merda, perché la cosa figa era era proprio Rufy che continuava a vincere con un frutto reputato dai grandi del mondo, reputato molto inferiore. Ora improvvisamente il paramiscia è diventato, non è più un potere paramiscia a caso, è diventato uno zoo ancestrale, uno zoo mitologico, per cui è sempre stato speciale. Non mi sta bene questa cosa qui. Ma questa cosa in One Piece non c'è mai stata. Ma no. No, cioè... Eneru che lo percula perché c'ha un potere di merda, vabbè, a parte il fatto che è il suo counter. Crocodile che lo ripiglia per il culo perché c'è un potere di merda, tutta l'importanza data ai Roja e poi e poi in seguito ai frutti Zoan ancestrali e mitologici. Sì, ma il punto Paramiscia di erano l'ultima ruota del carro ed era figo anche vedere il protagonista che vinceva con il potere che era l'ultima ruota del carro, facendolo valere sempre di più. Gear Second, Gear Third, Gear Fourth erano sempre Rufy che riusciva a modo suo a rendere estremamente efficace un potere sulla carta de merda. Ma guarda, in realtà cioè Rufy non è mai stato quel tipo di personaggio, cioè non è il personaggio che arriva dal nulla, l'ultima ruota del carro, che però grazie alla sua forza di volontà, le robe, appunto. Beh, tipo sì. Naruto, tipo Asta. Cioè, no, cioè, Oda non ha mai messo il focus su... Cioè, non era quel tipo di personaggio. Anzi, comunque Luffy non si è mai ritrovato in quel tipo di situazioni di tanto. Cioè, è più una chiave di lettura dei lettori che un focus concreto che proprio l'autore dice, cioè, guarda lettore, Luffy è grande perché con il potere del cazzo e c'ha pronte queste cose. Cioè, e allora scusami, qual è la particolarità di Luffy? Allora non qual è quel la tipo particolarità? Non è quel tipo di storia, cioè Luffy è semplicemente il ragazzo che insegue il suo sogno e riesce a portare tutta l'altra gente che incontra ad accompagnarlo in questo suo viaggio. Non è il reietto, l'ultimo della coda lì che deve scalare la piramide sociale, non è mai stato quello il punto del personaggio. Sì, ma è il mondo intorno a lui che lo ha reso questo, perché il mondo intorno a lui era fatto di gente grossissima con poteri talmente grossi che sfidavano lo spazio-tempo, sì, e lui riusciva a tirarli giù a cazzotti di gomma. Sì, ma quello è un altro discorso. Cioè, Luffy fin dall'inizio non ti è mai stato presentato come un signor nessuno. Cazzo, è il ragazzo che è stato, tra virgolette, scelto da Shanks il Rosso. È il figlio di Dragon, è il nipote di Garp. Cioè, cazzo, non è mai stato un nessuno. Cioè, comunque... Ho capito, quello non è appunto. Perché il fatto di Luffy come signor nessuno ci si arriva piano piano. Anzi, Luffy te lo presentano nell'oceano orientale, nel mare orientale, come uno dei più grandi, perché arriva e fa il mazzo a tutti quanti. A Buggy gli fa il mazzo, a Kuro gli fa il mazzo, a Arlong gli fa il mazzo, continua ad accumulare vittorie con relativa facilità nell'East Blue, poi arriva nella rotta maggiore. Giustamente comincia mano a mano a prenderle fino ad arrivare a quello che è il primo grosso diciamo ostacolo di Luffy, che è Crocodile. Con Crocodile si comincia a vedere quanto sia superiore il mondo in cui Luffy si è infilato, il mondo della pirateria di altissimo livello, rispetto a un Rufy che è un ragazzino mediamente scemo dell'East Blue che continua ad andare avanti a fare cazzotti di gomma. Poi, dopo
è un continuo susseguirsi di avversari sempre più grossi che ti fanno capire come il livello si sta alzando talmente tanto che Rufy non riesce più a stargli dietro. E tutta la buona volontà di questo mondo non riesce più a stargli dietro. Ma è anche quello è anche quella la cosa figa. È vedere Rufy che riesce ad adattarsi a questo mondo di esseri semi onnipotenti con un frutto del cazzo. Il primo grosso divisorio ce l'abbiamo col Gear Second Enies Lobby, che è molto quella cosa lì, secondo me è un'idea di power up molto bella. Mi piace i gear di Rufy mi piacciono tantissimo. E poi si continua ad ascendere fino al culmine, che è l'arco narrativo delle Sabaudi, delle isole Sabaudi, e dopo con Ace. A quel punto, lì veramente, con la grande guerra tra Barba Bianca e la Marina, si capisce quanto sia inferiore Rufy rispetto a questi mostri sacri. Questo era anche, secondo me, un punto molto di forza del personaggio, questa cosa di essere sempre allo sbaraglio, sempre testa in avanti, sempre a diritto per la sua strada, nonostante intorno avesse gente molto più grossa di lui. Nika me lo fa... Allora, magari non è neanche l'espressione corretta, ma mi fa ripensare a tutti quei momenti in cui Rufy è riuscito con le sue forze ad andare avanti e mettermela in un'altra prospettiva. Perché? Perché era cioè era una cosa un po' più da... Come si può dire? Era un predestinato, fin dall'inizio. Nika, lui aveva un potere latente talmente tanto grande da mettere tutto il resto su un secondo piano. La sua irruenza, la sua anche capacità di adattarsi, le sue intuizioni che gli permettevano di soverchiare il vantaggio che avevano i nemici. Me lo mette tutto in secondo piano rispetto al fatto che lui ha un potere che era molto più alto di quello che ci avevano sempre presentato. Sì, ma questo potere più alto solo adesso però lo tira fuori. E non cambia quello che ha fatto prima. No, non cambia quello che ha fatto prima, però te lo metti in prospettiva. Tutte quelle intuizioni, le cose... E comunque Rufy che le ha fatte con le sue forze. Sì, ok, ho capito, ma quella cosa, come ho detto, te le mette in prospettiva tutti gli sforzi che ha fatto fino a quel momento, te li mette in prospettiva. Perché, partiamo da quello che per me è il problema, che è il nome. Se il Gear Fifth fosse stato su questo concordo, avrei preferito che rimanesse tutto Gangam e basta. Alla fine non cambiava niente. Sì, esatto, poi che lui... non sarebbe cambiato niente. Che lui... che il frutto Gangam sia speciale... parlandone con te, comincio a pensare che sia un mio problema. Perché secondo me una cosa bella del frutto Gangam era che era uno tra tanti. Era un frutto paramiscia tra tanti, non il più debole assolutamente, ma neanche il più forte. Però era Rufy che lo rendeva speciale. Invece dopo è un ribaltamento. È il frutto del mare che rende speciale Rufy. C'è da dire, però, il problema, scusami, perdonami, chiudo il discorso e poi ti lascio parlare. Il problema è sempre il nome, perché se avessero detto che il Gear Fifth fosse stato un'evoluzione del frutto Gangam dello stesso tipo di quella di Doflamingo, a me sarebbe stato bene, perché era una regola che era stata introdotta mano a mano. I frutti del mare si possono evolvere, lui ha evoluto il suo frutto del mare, mi sarebbe stato bene, ma il cambio di nome mi ha dato un fastidio bestia. Allora, secondo me potevano tranquillamente comunque lasciare tutta la questione della leggenda e background del Nika e robe là, ma comunque il frutto Gangam doveva rimanere il frutto Gangam.
appunto magari vedevi Luffy che veniva associato a quella figura, appunto più che altro perché vede le caratteristiche comuni, ma comunque il Futogangama è il Futogangama, fine. Sì. Quindi sì, sulla questione del nome sono d'accordo. Per quanto riguarda poi il potere in sé, che poi tra l'altro bisogna dire che comunque ci sono state diverse occasioni nel corso di tutta l'opera di One Piece in cui diversi avversari combattendo contro Luffy hanno fatto notare ma la gomma non funziona così. Cioè, ci sono diversi personaggi che fanno notare questa cosa, poi quindi già lì si iniziava un po' a mettere un piccolo tarlo. Tra l'altro, io lo dico questa cosa adesso, poi vabbè, è opinabile, si può essere d'accordo oppure no, nel complesso, quindi tralasciando tutta la questione di come questo power-up è arrivato, tutto quello che c'è da dire, cioè parliamo proprio del potere in sé in quanto tale. È bellissimo. Per me è il miglior power-up di tutti i tempi, da i tempi del primo Super Saiyan. A mani bassissime, tra l'altro si sposa benissimo con col personaggio, perché Luffy in quella maniera è perfetto che sia così, è assolutamente perfetto, io lo adoro. Allora, la gente che online dice che appunto ha copiato Ultra Istinto, cioè, no. Con cazzo, non hanno nulla in comune, anche lì, ma c'hanno i capelli bianchi, no, Goku c'ha i capelli bianchi, Luffy c'ha i capelli che diventano vapore, quindi vabbè, è un'altra cosa, comunque, che poi in realtà ha copiato l'Ultra Istinto, che a sua volta hanno scopiazzato Betaga Box, quindi, tra l'altro, quindi ragazzi, Super Saiyan God e l'Ultra Istinto li ha fatti in Betaga Box prima di Dragon Ball Super, quindi... Vabbè, ma Medaka Box ha buttato dentro talmente tanti superpoteri che è impossibile non copiarla, anche andando, anche sparando a caso lo becchi un potere di Medaka Box. Buonasera, Ibomba. Oda, non a caso, in intervista ha proprio detto chiaramente, no, il Gear Fabio mi sono ispirato proprio al Super Saiyan, al primo Super Saiyan, Goku contro Freezer. Infatti anche la palette di colori, capelli bianchi e occhi rosa, proprio si rifà a tipo le pagine dei manga di Dragon Ball pre-colorati, nel senso, okay, le pagine dei manga prima di arrivare alla loro colorazione ufficiale completa, quindi appunto biondo con gli occhi azzurri, aveva una proto colorazione che appunto si vedeva Goku con i capelli bianchi e gli occhi rossi, quindi è proprio citato quella roba lì. E il bello, perché il Gear 5 è così bello? Perché a parte che come potere incarna tutto quello su cui l'opera si è sempre basato, cioè i temi principali su cui tutto One Piece è sempre basato fin dall'inizio sono tre: sogni, libertà, immaginazione. Questo potere incarna tutte queste cose. E il bello è che nella lunga storia degli shonen action, tutti, vabbè, buon 99% di tutti i power-up hanno sempre una cosa in comune. Sono trasformazioni dovute alla rabbia, dove i personaggi, anche i più scemi, coglioni e vivaci del caso, diventano seri. Appunto, il Super Saiyan, il Naruto che diventa un mostro, il Shio che diventa un vasto lord, Gon che diventa quella roba lì, insomma, eccetera. Esatto. Quindi c'è sempre questo tema ricorrente: ti incazzi, ti trasformi. Luffy no. Invece di arrabbiarsi, ride. Invece di diventare più serio, diventa più infantile, in senso positivo, ovviamente. Sì. Proprio questa è la bellezza di questo potere. E niente, nel frattempo, Luffy, Gear 5 e Bugs Bunny. Sì, praticamente sì. Che poi, ragazzi? Bugs Bunny Super Saiyan God. Tra l'altro. Che poi, ragazzi? Ma Luffy, Luffy è sempre stato un Looney Tunes. Ragazzi, Luffy che si soffia il pollice e il pugno diventa gigante, ma secondo voi da chi l'ha preso Oda, secondo voi, quella roba lì? Cioè, sempre stato un cartone animato in senso
capite quello che intendo? Cartoon. Quindi, un cartoon americano. Esatto, è sempre stato un cartoon americano, Luffy, quindi qui semplicemente ha raggiunto... Questa è la sublimazione del, esatto. del potere da cartoon animato di Luffy. La cosa è... Allora, Nika continua a non piacermi, proprio tutta la sottotrama di Nika continua a non piacermi. Tuttavia, visto che ora siamo in questa situazione, ne trago i lati positivi e penso, ok, ci può stare che il potere sia sempre stato quello. Ovvero, il potere di Luffy non era tanto l'essere di gomma, ma l'essere capace di ridisegnare se stesso. Non è mai stato di gomma. Come si dice? Ripensandoci, può andare bene. Il potere dell'immaginazione. Cioè, del tipo Luffy, bene. Quando la prima volta che incontra la Shippino, dice: cazzo, questi qui sanno fare ste robe sovrumane. Devo trovare un modo per farlo anche io. E si inventa quella roba che si autodopa da solo, praticamente. Poi che diventa gigante. Il Gear Fort. Perché gli serviva un modo per diventare più forte. Quindi si inventa il Gear Fort. Serviva un modo per diventare più resistente. Si inventa il Tankman. Più veloce si inventa lo Snakeman. Sempre lui che si immagina. Ok, devo diventare più forte, immagino cosa. Devo diventare più veloce, mi immagino quest'altra cosa. Quindi è sempre stato quello il discorso. Infatti è sempre stato bello perché Luffy riesce ogni volta a prendere cose da altri, cose del mondo e adattarle a se stesso. Vedi, utilizza le forme di combattimento di Skypiea per fare i gear second e gear third. Poi prende l'Haki, che insegnata da Rayleigh, e diventa gear fourth con le varie declinazioni. E mancava solo questo. Tra l'altro, io continuo a dire: lo Snake Man è merito di Katakuri. Katakuri è uno dei personaggi che secondo me più ha influito su Luffy in assoluto. Cazzo, Katakuri mi è piaciuto talmente tanto che io lo voglio nella ciurma. Guarda, guarda. Allora, magari, visto che le supernova ormai sono state un buco nell'acqua talmente grosso che neanche Oda è riuscito a coprirlo, sarebbe figo avere un Katakuri che prende in mano la ciurma di Big Mom, affoga per Ospero e diventa veramente un protagonista del nuovo mondo di One Piece. Allora, io sono rimasto bloccato a Skypiea perché mi sono fatto bloccare al cambio di disegno di Oda dopo il time skip, ci sta. Ma leggo gente che ritiene il power up un red... Guarda, ti sei perso la litigata che abbiamo fatto io e Doc su sto argomento. Riguardati la live dall'inizio. Appena c'hai 2 minuti, riguardati la cosa perché parliamo esattamente di questo. La storia del prescelto, il fatto che esista un Nika è una cosa che io ho odiato con tutto me stesso. Da un altro punto di vista avrei preferito che Joy Boy fosse stato un altro simile a Luffy, nel senso che era un altro che faceva casino e basta, senza interventi divini di sorta. O altrimenti, perché il problema sta sempre lì, Doc. Il problema sta sempre lì in quello che hai detto te. Cioè, il problema è quella battuta dei 5 astri di saggezza. Sì. Perché poi, se neanche loro avessero saputo che il frutto Gam Gam era il Nika, tutto sarebbe filato liscio. Anche loro sarebbero detto: cosa? È sempre stato lui. E avrebbe avuto perfettamente senso. Quello è una cosa che non torna. E tra l'altro, ora che l'hai citato, questa è una cosa che in realtà ancora non si è capita molto bene. Se Nika e parlo del primo Joy Boy sono la stessa persona o sono due persone diverse? Questa cosa ancora non si è capita molto bene. Il Nika credo sia semplicemente il potere.
Quindi penso Joy Boy fosse un altro, come Rufy, io mi immagino che superpotere. Più che altro io mi immagino che cioè, la leggenda di Nika sia nata perché esisteva Joy Boy, cioè, esatto. Joy Boy che faceva queste robe. Può darsi. Letteralmente Shanks si è fatto fregare un frutto di questo tipo da Luffy. Allora. Allora, Shanks ci farà un attimo la figura del peracottaio qui. Ma è da un po' che Shanks ci fa la figura del peracottaio. Allora, Shanks o è un peracottaro o è il più grande calcolatore della storia di quest'opera. Sì, Shanks ce lo devono spiegare. Allora, Shanks ce lo devono spiegare, ragazzo. Allora, guarda, più o meno te lo perdono, Nika, perché comunque hai tirato fuori una cosa simpatica a livello grafico, ma Shanks, per la Madonna, me lo devi spiegare bene, perché che faccia praticamente il triplo gioco tra Gold Roger, governo mondiale e tutto il resto del fottuto mondo, è un grosso buco che deve essere riempito in qualche modo. Qua esce fuori che Shanks è il vero cattivo fin dall'inizio. Mi starebbe bene, ma comunque devono spiegarmelo. Cioè, fanno tipo una roba alla Black Clover e chi capisce. Quella roba in Black Clover, sì. Io l'ho adorata perché è scritta da Dio. Ecco, tra l'altro, citando Black Clover, io penso che tutta questa situazione, probabilmente io riesco a vederla un po' più positivamente. Cioè, vedo il bicchiere più mezzo pieno. Per il semplice fatto che almeno questa cosa è stata costruita un minimo. Cioè non è letteralmente una cosa che esce fuori dal nulla all'ultimo secondo, tipo Kaguya. Forse è più perché a me è più che altro un colpo di scena, e sia bello o brutto, a me basta che almeno sia stato costruito nel tempo. Appunto, è la gente che dice che Luffy non è gomma normale. E comunque il Dio Sole che è stato ucciso da Skypea, la liberazione, le robe, cazzi e mazzi, Joy Boy, comunque sono tutti tasselli che sono stati messi, almeno non è letteralmente ciao, io sono Kaguya, sono il villain Ola Long, salve. Quindi, a proposito del chakra, il chakra l'ho inventato io qua, se no gli altrimenti col cazzo che gli umani ce l'avevano, quindi Madonna, che smuoto, perché gli alieni? Perché mi sei sceso su Trigger, mannaggia la Madonna. Ma perché gli alieni? Che da Trigger io lo accetto perché me l'aspetto, perché lì non si via sul serio, ma Naruto, porca puttana. Sì, ma comunque Trigger te li costruisce comunque. Allora, non Brand New Animals. Brand New Animals ha un finale orribile, ma tipo in Kill la Kill... il bordello finale ci sta perché hai costruito un mondo in cui letteralmente tutto è possibile, quindi dici comunque ci sono anche gli alieni, e vabbè, uno in più o ne meno, ma sono finale, ma è anche abbastanza urgente, perché sai il concetto che Kill la Kill gli alieni sono i vestiti, cioè proprio il concetto di indumento, di abbigliamento, e giustamente all'inizio sulla Terra la gente mica andava in giro vestita, che blocca la vera libertà di essere dello spirito. Ma io che sto facendo discorsi filosofici su Kill la Kill, la cosa è che lì quella è una è la classica stronzata talmente grossa che dici ah vabbè, ok. Cioè te la fai andare bene proprio volevo Yamato una ciuma, ma Yamato secondo me probabilmente si aggiungerà dopo. Sì, farà come Jinbei, farà un'entrata in scena figa a un certo punto più avanti. E allora, ragazzi, prima di continuare, salve Pablo Megatron di Twitch, io sono sempre il servizio dei docchi, mi tengo un contributo con Doc Reaction, perché qui e voi ci guardiamo di bello online, si come essere il mio fratello di madre diversa e buon Riccardo Maglio di spaceand.it, qui il link trovate qui sotto in descrizione, insieme a tutti gli altri link sotto, su Facebook, Instagram, Telegram e Twitch. Oggi siamo qui, ragazzi, perché il momento è giunto, siamo qui per suonare tutti insieme i tamburi della liberazione e vedere quello che sarà, probabilmente passerà alla storia come uno degli episodi anime più importanti della storia di questo medium. Che culo. Ricordiamolo, un episodio, non credo solo questo, ma c'è pure il palio che verranno dopo, che sono stati
hanno richiesto tipo 5-6 mesi di lavorazione solo per questi episodi qui, con bordelli di animatori, disegnatori, tra i migliori del registi, tra i migliori del Giappone, e addirittura perfino la collaborazione della Warner Bros. La roba del genere nel campo dell'animazione giapponese non è mai successa. Quindi chiedere aiuto agli americani per l'animazione. Madonna santa, questa è veramente una cosa eccezionale. Come abbiamo visto l'altro giorno su Shin Godzilla, che si vada a chiedere aiuto agli americani è veramente una roba fuori di testa. Molto bene, ragazzi. Quando vuoi. Tolgo la musica in sottofondo. Vediamo un po' sti tamburi della liberazione, va? Siamo. E si parte. Ma tu hai già visto, mica ti è capito di vedere tipo il trailer che avevano rilasciato qualche... Tu vuoi sto dietro a One Piece? Seguo il manga, ma tanto esce un capitolo alla settimana, lo guardo, lo leggo. Ah, ok, adesso siamo a questo punto. Frega un cazzo, andiamo avanti. No, cioè, io One Piece oramai è talmente fine a se stesso, tutto quanto, che l'ho presa proprio con filosofia. Ok. Pronti? Salto la sigla magari. Ok. Luffy no saikou chiten. Totatsu. Gear. Eccoli, tamburi. Cazzo, questo hot mi gasa un sacco. Dai, yeah. Zou. Vada Zunisha. Che non ho i tamburi da suonare. Yogoro, quanto sei figo. Guarda quel cuschio. Joy boy. Ecco, questa è la cosa figa. Kaido è praticamente il boss di un Dark Souls, dove tu muori, sì, 50 volte prima di riuscire a batterlo. Oh, ciao Goku. Che è quest'uomo? Oh, Yogoro. Marco. No. Mamma. La Madonna! Salve. Oh, piacere incubi. Ma mi stai inquietando, non mi sta portando il
No, aspetta, Francesco, sei un grande. Rufy di Artist sono io dopo due birre che, e barcollo e rido come uno scemo. Ecco, questa è la cosa che mi ha fatto arrabbiare. Questa cosa qui non ha senso. E fate cagare allora.我々から逃げているようだな。ない話でもなかろう。尊敬の身には意志が宿る。ましてやこの身には神の名が、ゴムゴムの身のもう一つの名は尊敬人々の身。 現住者モデルニカ。そんなことは何のセンスを持ち、空想のままに戦い、人々を笑顔にしたという。解放の戦士、またの名を太陽の神。 Com'è bello, dio del sole però sta sotto la luna. Ma che un soldato americano si facesse rubare i dati dell'area 52 di un ragazzo di 10 anni? Sì, no, Shanks lì è... Area 51, non 52. Vabbè... Però si capisco, sì. Posso dire, ragazzi, io ho sempre adorato il doppiatore di Orochi. C'ha una delle voci più belle giapponesi che abbia mai sentito, perché è proprio caratteristica e la riconosci subito. Cioè, l'ho adorata fin dal primo momento in cui l'ho sentita.後ろ足で砂をかけてきた主の言葉が。釜湯で銃殺の刑に変えること、一分前に思いついた。さらに処刑は腕だけではなく、生きた皆殺しに変更だ。今更誰に届くというのです。 約束を守りました。違いますか。主とカイドウと交わした和の国解放を信じ、5年もの年月、父は怯けて踊り続けた。家族にも言い訳一つせず。 Che bel personaggio. Comunque io lo dico già adesso. In realtà, ragazzi, penso che sia palese che Oda in realtà si sta pigliando per il culo a tutti quanti, e in realtà il vero Joy Boy è Pikey. Sarebbe bellissimo.
Ma perché se ci pensi, Buggy corrisponde alla descrizione di Joy Boy comunque. È un pagliaccio, fa ridere la gente. Ha liberato tutti i prigionieri di Impel Down. Che? Nel finale Buggy diventerà l'imperatore dei pirati. Guarda, avrebbe quasi senso. Luffy e compagni trovano il tesoro, però alla fine Buggy, da quel grande freebooter che è sempre stato, ci becca lui le lodi. Come faccio a Buggy ad essere sopravvissuto a tutto il mondo di One Piece? È il mistero della fede. Che è già stato è sopravvissuto a Luffy nelle mie storie. Ecco, lui tipo non l'ho capito, ma... Vai, Tanjiro! Per me è una, tra virgolette, secondo me una mezza occasione sprecata per il personaggio. Cioè, nel senso, il suo turn heel per me è uno dei momenti più fighi di recente memoria di One Piece. Perché poi riguardo al ritroso ci sono alcune appunto scene che ti fanno capire che effettivamente lui puzza fin dall'inizio. Ah, bello! Ciao Orochi! Però secondo me, questo è più gusto personale mio, quanto sarebbe stato bello se nel finale in realtà lui avesse fatto il triplo gioco? Insomma, perché comunque mi è piaciuto tanto il fatto che, sinceramente, mi è piaciuto tanto anche il fatto che lui fosse talmente tanto stanco da volere semplicemente la fine di tutto. Ah, sì, anche quello. No, perché è più che altro una cosa mia, perché il bello è che il fatto è che il suo personaggio, il punto è che lui è un attore. Quindi, e se avesse recitato fino alla fine, sarebbe stato bello come cosa. Ovviamente all'inizio lui vuole, odia Oden, eccetera, però dopo anni e anni passati con loro finisce per affezionarsi davvero. Cioè, questa è più una cosa che io avrei voluto vedere, però vabbè. No, sarebbe stato interessante sicuramente, ma a me non è dispiaciuto neanche così. La cosa, semplicemente non ho capito, la cosa che non ho capito di Tanjiro è il demone di fuoco. Come ci è arrivato lì? Oh, è la terza volta che ci fate vedere la stessa clip. Audio è veramente figo. È sempre tu, Ei, sì. Sì. Noi dosa!
Cioè, bello quanto quanto Kaido qui sembri piccolo. Guarda la cosa degli occhi. Madonna, sti due. Madonna. Madonna, okay, la pacca di Kaido. Qui si vede la Warner. Qui si vede la Warner. Madonna, Kaido non ci sta capendo un cazzo. Sì, Kaido non sta capendo che sta succedendo. Tra l'altro bellissimo il confronto tra la visione di Luffy che vede tutto questo mondo a cartone animato e i danni reali del combattimento. La terra sotto che continua a molleggiare. Che figata! Ma quel frame! Momento Bugs Bunny, ma tutto l'episodio è un momento Bugs Bunny. Ma vabbè! Come lo sconfigge Icon? A cazzotti! E come lo sconfigge a cazzotti? No, comunque, poi se magari te la spiego, ha un punto debole Kaido. Va bene. Serviva. Ma oh, che bastardata questa. La cosa più bella di questa cosa è che poi Kaido ci rimane male. Beh sì. No. Perché sapevo che aveva una specie di immortalità. Sì. Sì, è così. La... No, questa. Qui ci sono rimasto vera. Qui ci sono. Quando l'ho letto nel manga ci sono proprio rimasto male. Ci sono proprio rimasto male. Quasi quanto Kaido. Che bel cattivo che anche Kaido porta. Kaido non è male. Kaido non è male. È tipo un Doflamingo per 20.
Mi ero dimenticato perché mi desse così fastidio seguire l'anime di One Piece. Allora, mi ero veramente dimenticato quanto fosse Ma perché ci sono i post credit? No, le anticipazioni della puntata dopo. Allora, la cosa è che si può vedere un attimo come si può magari rivedere qualche momento, ma io ricordo che a un certo punto ho proprio smesso di seguire l'anime di One Piece perché lo trovavo frustrante. No, vabbè, sì, il modo in cui devono per forza allungare il brodo, il ritmo narrativo dell'anime è abbastanza... No, è terrificante. continuo a pensare che sia meglio leggersi il manga e poi andare a vedere gli AMV su YouTube perché sono molto meglio. Al netto di questo, Gear Fifth. Ne abbiamo già parlato abbastanza, lo so, però... Abbiamo visto l'unico, come è stato reso. L'unico punto importante che è rimasto da valutare è semplicemente come lo avrebbero animato. E come l'hanno animato? L'hanno animato poco, poco, veramente poco, ma molto molto allora, bene. Il cambio grafico lì a quello sfumato è stato veramente bello. Allora, maledetta Toei, cazzo. Hai pompato così tanto questa puntata, comunque con l'hype che c'è dietro, cioè... Allora, io ricordo quando per esempio fecero una roba del genere con la puntata, se non sbaglio, 1062, che era lo scontro tra Zoro e King. Sì. E anche là venne pompata parecchio quella puntata, e dico io, ma porca puttana Toei, la puntata 62, appunto, cioè, da un punto di vista puramente tecnico, quella puntata la considero migliore, perché, cazzo, la puntata doveva essere Zoro contro King, è stata soltanto quello, per 20 minuti. Qui, cazzo, tutta la parte di Orochi potevi anche mettermela in un altro episodio. Cioè, questo doveva essere la puntata del debutto del Gear Pit. Fammi vedere solo quello, cazzo. E soprattutto, portacci vostra, riciclato le stesse scene per 3 volte. Io non cazzo. So quanto... Allora, per carità, quelle scene lì, quelle sequenze sono molto complesse, lo ammetto candidamente. Quelle sequenze lì sono molto complesse perché comunque hai tantissima roba che si muove a schermo, il prodotto medio Toei ha... Scusami, ho i flashback di Digimon Adventure 3. Il prodotto tipo di Toei ha due personaggi che si muovono in primo piano e il resto sono cartonati. Quindi questo è già un grosso passo in avanti. Non so
come avrebbero potuto effettivamente mantenere questa qualità per 20 minuti, ma così è veramente frustrante. Cioè, bella la scena di combattimento di loro due che se le danno, quella scena molto carina di lui che gli fa il suplex e l'impatto di Kaido sul terreno è reso come sarebbe reso se effettivamente ci avesse sbattuto un fottuto drago di 8500 metri quanto è Kaido. Ma quella cosa che hanno ripetuto, ragazzi, 3 volte la stessa scena di lui che si batte pugni sul petto e zompetta. Quella è brutta. Quella è veramente brutta. Beh, ma è stato che comunque ci sono state altre puntate. Scusa, no, perdonami, mi è passato iPhone sotto. Pretty Cure ha un... sotto questo punto di vista è anni luce avanti, lascia stare. Perché comunque, cazzo, tu hai la fatta delle puntate comunque costante dall'inizio alla fine anche di One Piece, comunque negli ultimi mesi, ma cazzo, la nuova serie di Bleach, quella la sta facendo Toei, e c'ha qualità da film in ogni singolo episodio, quindi... Dovrei vedere perché spesso ci sono dei trucchi che si possono utilizzare dal regista di animazione per nascondere i limiti di un comparto tecnico che magari non all'apice. Per esempio, appunto, fare delle inquadrature che mi permettono di tenere un fondale statico, far muovere soltanto gli oggetti chiave a schermo e magari gli altri sfumarli un po', non far passare come se non fossero fermi, ma neanche giocare con le inquadrature. Sì, ci sono questi trucchi e Toei li ha utilizzati molto spesso e anche molto bene. Pretty Cure ne è una prova. Le serie di Pretty Cure, ma anche altre di Toei, sono ottime da questo punto di vista. Registicamente puoi farci qualcosa. Qui, allora, non so se hanno voluto prendersi tutto il tempo necessario per far vedere questo personaggio, ma al contempo non avevano i mezzi per tenerlo a schermo per 10 minuti, per 20 minuti. Penso che proprio qui sia un discorso di mezzi tecnici. Non so perché non hanno... Cioè, questo episodio, se ci togli le ripetizioni e ci togli le scene recuperate dagli episodi precedenti, dura 10 minuti, è un episodio di Steven Universe. Sì. Questo è quasi ridicolo per la grande Toei. Il trucco che viene usato da Ufotable, dove le animazioni sono poche, ma il compositing aiuta a farci credere che i personaggi si muovono. Ma infatti ci sono questi trucchetti. Professionisti, soprattutto giapponesi, che sono abituati a lavorare in quella bellissima atmosfera che si respira di relax e di libertà creativa che si respira negli studi degli anime giapponesi. Sarcasm. li sanno questi trucchi, non so perché qui non li abbiano usati. Cioè, qui penso proprio che gli sia stato detto agli animatori: queste cose dovete renderle bellissime. E poi a un certo punto, finito il tempo. Scusi, ma siamo a metà. Lascia fa, finito il tempo, consegna, dai, muoviti. Forse hanno concentrato la maggior parte del contenuto magari per la puntata dopo, perché si entra nel vivo dello scontro vero e proprio, perché questo è stato appunto più un assaggio, giusto per farti vedere l'arrivo del Gear 5 e più o meno come funziona. Infatti la prima parte, la primissima sequenza, ok, in realtà ci sono tante sequenze belle qui. Il problema principale è semplicemente la ripetizione, ma la cosa è che la prima parte, l'introduzione del Gear 5, è figo, le musiche sono bellissime, quel contrasto terrificante della musica proprio da combattimento, che c'aveva anche un, non so, c'aveva un eco delle musiche di Avengers,
forse ce l'ho sentito solo io, ma c'avevo un eco della musica della team principale di Avengers. Quella musica lì, messa a contrasto con i suoni alla Hanna-Barbera di Rufy che continua a picchiare Kaido come se fosse veramente Tom e Jerry, è fighissimo, è veramente bello. Però è Toei, e quindi eccoci Toei. Ragazzi, beh, abbiamo parlato più o meno di cosa pensiamo noi due del Gear 5 all'inizio del live, perché magari se l'è perso vi invito a recuperarlo. A questo punto siamo qui, abbiamo assistito a questo, comunque, nonostante tutto, un episodio epocale e importante, e vorrei concludere questa live con una cosa. Allora, in questa live abbiamo parlato appunto principalmente di animazione, qualità dell'animazione, tutte queste cose qua. Io vorrei farvi vedere una cosa, perché qui si è parlato appunto di quanto sono bravi i giapponesi, quanto sono bravi gli americani. Io vorrei farvi vedere una cosa, giusto per ricordarci che in tutto questo, nel frattempo, da anni ci sono quei cinesi che si stanno svegliando, che bussano. Ragazzi, quest'anno deve uscire un nuovo film animato di Fate, che si chiamerà Memorial Movie. Questo film sarà appunto animato da uno studio cinese. Qui mettete per favore il trailer che è su YouTube di quella di qui. Sì, capo. Allora, versione inglese? Lo voglio la versione inglese? No. Un attimo, sì, lo sto mettendo la presentazione. Volevo rispondere un attimo ad Ipom dicendo che Kaido ha una sorta non tanto di immortalità ma di invulnerabilità, tipo che avendo il frutto di un drago e avendo avuto cose nel suo passato, ha una pelle impenetrabile in pratica, stile non so se conosci l'oro del Reno, stile Siegfried dopo il bagno nel sangue di drago. Quindi la sua pelle è impenetrabile, però ha un punto debole che è una tecnica particolare che Rufy apprende da Yogoro, il mafioso con gli occhialini che abbiamo visto, e che in pratica funziona in stile JoJo, in pratica, utilizzi l'haki per proiettare il tuo colpo direttamente negli organi interni dell'avversario. Più o meno l'idea è quella. Ok, vediamo un po' sto Fate, a cui non mi avvicinerò mai perché ci tengo alla mia vita. E ne avresti tutti i motivi. E non avresti torto.
Allora, bello è bello, ma proprio bello. È più estetica che proprio che tecnica. E probabilmente questo gli dà anche uno sprint in più, a mio parere. Ma ho visto delle cose veramente belle. Ho visto una cura per le rese visive dei materiali. Madonna santa, le armature sembravano vere. Cioè, le armature sembravano reali. Io sto cercando di immaginare un film di minimo un'ora e mezza fatto tutto così. Porca troia. Cioè. E questo è il punto di UFOtable, tanta estetica. Ma, ma questo non è UFOtable. Non è UFOtable, in effetti, è vero. È un altro, no, questo è non è UFOtable. Questo è cinese. Questo è cinese, sì. Ragazzi. Questo è più cinese. Gran lavoro a livello proprio puramente estetico. Di flex tecnici ho visto la mano, la cosa, la mano che spunta da sotto, che cambia... cambia texture, che quello è flex tecnico. Non è a livello di cyber di Spider-Punk, ma è comunque flex tecnico. Perché muovere quella cosa lì, oddio, potrebbero semplicemente aver proiettato il video del montato e averlo appiccicato sul braccio. Quello no, ok, no, non è così tanto flex tecnico, in effetti. L'effetto è ottimo, l'effetto è ottimo, veramente ottimo, ma non è un flex così grosso, diciamo così. Ci ho visto tantissima cura estetica in questo trailer, non particolare tecnica, ma tantissima cura estetica. È molto bello visivamente. Tra l'altro, in chat magari mi sapete dire chi lo ha fatto, ma per alcune cose mi ha ricordato un pochino Violet Evergarden, a livello proprio semplicemente estetico. Il modo come si muovono i vestiti, come vengono, come viene usata la luce. Violet Evergarden l'ha fatto Studio Wit. Sì. È di Wit, giusto. Wit è bravo a fare questo tipo di cose qua. Sì. Vabbè, infatti ad oggi Violet Evergarden è ancora dal punto di vista puramente tecnico ed estetico delle robe più belle. L'animazione giapponese abbiamo accicciato fuori. No, signore, sì, il fatto è che i cinesi sono i cinesi quando si mettono in testa di dire dai, voglio fare questo, e fanno ste robe qui. In qualsiasi ambito dice voglio provare a fare le macchine, e fanno delle macchine, delle buonissime automobili. Dice mi va di fare microchip, e sono tra i maggiori esportatori. Mi va di fare animazione. Ehi, di Kyoto! Siamo degli idioti. Violet Evergarden è di Kyoto Animation prima del rogo. E anche dopo. Io credevo che avesse fatto Studio Wit. No, è di Kyoto. È di Kyoto Animation. È di Kyoto Animation. Grazie, Ipom. Siamo due idioti. Me ne ero dimenticato. No, tra... specialmente nell'ultimo decennio, più o meno... la Cina sta sfornando degli animatori che definire di talento sarebbe un eufemismo, ma soprattutto, ragazzi, i cinesi sono i re indiscussi dell'animazione action. A mani bassissime, abbiamo visto degli esempi ragazzi, molto eccellenti di animazione action cinese. Io ho visto dell'action cinese che veramente Demon Slayer non sei nessuno,
cioè, scordatevi i combattimenti di Demon Slayer, cioè, ho visto robe fuori di testa. Ma il bello è che non soltanto per la qualità tecnica ed estetica, ma anche la regia e soprattutto la coreografia. E vorrei ben vedere. Ed è se non le sanno fare loro le coreografie. Se non li sanno fare i cinesi, le arti marziali, cioè chi? A parte, al netto del meme che vabbè l'hanno inventato loro le arti marziali, perché insomma gli inglesi hanno inventato il calcio, ma beh, sappiamo come sono. Loro in Cina hanno anche una lunghissima tradizione di coreografie cinematografiche con la scuola di Hong Kong. Il cinema di Hong Kong è specializzato in quelle robe lì. Per dire, gente come Bruce Lee, come Donnie Yen, come Jackie Chan, sono partiti tutti da Hong Kong. E ora c'è gli stuntmen, i grandi stuntmen di cinema d'animazione americano vanno a farsi le ossa da Hong Kong. Per dire, com'è che si chiama quello che lavora con su John Wick? Non mi ricordo il nome, comunque c'è tanta gente che lavora nei film live action di Hong Kong e appunto le coreografie sono degli stessi professionisti, quindi di un certo livello. Al netto di questo, allora il grosso problema dell'animazione cinese è paradossalmente lo stesso, oddio, è lo stesso e diverso da quello italiano. Mancano i produttori. Sì. In Cina mancano i produttori, perché, allora, in Italia abbiamo il problema che l'animazione rende poco e devi pagare la Madonna di tasse. Quindi sono in pochi a buttarci, sì. In Cina c'è il problema che se fai il produttore di animazione ti arriva lo Stato a bussarti alla porta e dire ok, allora devi fare questo, questo e questo. Ma io volevo fare anche quest'altro. No. Cioè, sì, signore, fai quello che ti dicono loro. Infatti tanti film cinesi non lasciano la madrepatria perché sono film di propaganda. Infatti abbiamo visto delle... Allora, ci sono le eccezioni, ovviamente. Ci sono i film d'animazione della serie New Gods che sono di produzione cinese e sono stati distribuiti anche all'estero. E poi per il resto appunto sono progetti per cui gli studi cinesi offrono la manodopera a livello di animazione, però sono produzioni americane, sono produzioni europee. C'è Monkey Kid, per esempio. A quello mi riferivo. Allora, cari ragazzi. Io spero veramente che a un certo punto la Cina possa avere un'industria cinematografica d'animazione non soltanto a livello pratico, ma proprio a livello anche intellettuale di produzione artistica d'animazione di livello, perché hanno tanto da offrire, ma hanno tanto, 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 tanto da offrire. Perché la filosofia, il pensiero cinesi, proprio come cultura, tutto quello che hanno veramente tanto per poter sguazzare, per poter creare opere d'arte. Ma appunto vivono purtroppo in un paese di cui il governo non permette esattamente questo. Allora, anche perché se c'è veramente per ogni cosa che scrivi ti arriva la censura a guardare cosa fai e rischi anche di essere arrestato. Diventa difficile operare a livello autonomo in questo settore. E ragazzi, io ringrazio tutti quelli che sono live di oggi. Allora, noi ci rivedremo giovedì. Ora, noi già sappiamo che venerdì noi guarderemo Shin Ultraman e non avete idea di quanto io non veda l'ora di rivedere quel film. Quindi venerdì noi vedremo Shin Ultraman, giovedì io direi
facciamo che è successo? In this moment in you, you fucked up. Aspetta, grazie, aspetta, non ho letto la scritta. Aspetta, azione d'arrivo. Allora, come si fa qui? Allora, when you... Cazzo, aspetta, mi... si legge una sega. Sei troppo bianco, non riesco a leggere. Allora. Un attimo così. No, niente, comunque non si legge nulla, te lo leggo io. Vabbè. When you fire a blast breath, quando lanci un soffio di fuoco a un ragazzino bianco che ride, ma lui dice double it and give it to the next person. Molto bene. Domanda al gruppo di Space Nerd. Sì, vai. E quindi, io direi... giovedì si parla di Star Wars. È presto. Presto? Giovedì. Però quando esce? Se l'ha detto per Ahsoka, no? Ahsoka esce il 23. Quindi tu puoi proprio farla... Quello... Perché no? Per il meme. Vabbè. Allora sì, allora giovedì. Cioè, giovedì. Ah, è vero, dovevo vedere quello. Perfetto. Giovedì parlerei... Sì, Ed e Daddy, ragazzi, avete capito bene. Si parlerà di Ed e Daddy giovedì. Non avete idea di come. Esattamente. Molto bene. A posto. Quindi, grazie a tutti quanti. Grazie perché esiste poi sul sito. E auguro a tutti voi una buona serata. Ciao, gente. Buonasera. Buonasera. E grazie ancora per essere qui a soddisfare quello che alla fine è un mio capriccio personale. A posto. Alla fine ci stiamo vedendo un episodio abbastanza innocuo. Ciao Ale. Buonasera Ale. Allora, voglio aspettare, diciamo, 5 minuti e poi partiamo subito. Beh, perfetto, i 5 minuti che mi servono per scaricare l'episodio. Il mashup, perfetto, non esiste. Che ha messo Ale in descrizione? Vediamo un po'. Allora. Davvero qualcuno ha fatto una... Buonasera, signore di Sith. Un MV di Cruel Angel Thesis con Barbie. Perfetto. Va bene che Cruel Angel Thesis sta bene con tutto, però, insomma, mi sembra un pelino esagerato. È questo che ha mandato Ale. Ah, capisco, Luis. Buonasera signore di Sith. Allora. Dobbiamo proprio? Dai, mentre aspettiamo gli altri. Ah, ok, solo la musica, perfetto. Imagine.
È cacofonico da far paura. che cazzo di linea temporale viviamo? No, Ale, è cacofonica da far schifo. Beh, signore dei Sith, il tuo è un pensiero che penso molte persone condividano, in realtà. Indeed. Ma Penny Parker, gli sta, cioè, sta lì. È fatto apposta per far vedere che c'è anche un po' di Giappone in Into the Spider-Verse. E tra l'altro vorrei sottolineare che, nonostante il signore di Sith abbia scritto male il suo nome, va benissimo così. Su YouTube si trova anche la versione estesa. Va bene. Ce ne faremo una ragione, nonostante tutto. Io capisco che è americano e quindi in lingua inglese lì non vuol dire niente, ma io vorrei capire chi cazzo è il genio che ha pensato di chiamare una ragazzina giappo Penny. Ma porca puttana, ma che cazzo di nome è? Ed è subito Yotobi vibes. Vabbè che Nightwing si chiama Dick, però vabbè, cazzi suoi, letteralmente. Si aspettano spin-off su Spider-Noir che picchia nazisti. Deo grazia. È in produzione la serie TV in live action di Spider-Noir. Che culo. Vedremo che cazzo esce fuori. Lord e Miller sono sempre lì a supervisionare tutti i progetti. Vediamo che cazzo esce fuori. Anche troppo. E dai, possiamo anche iniziare. Mi raccomando sempre il solito check audio in chat, che qua lo sento diverso. Si parte. Dai, voglio vedere sto cazzo di gear un po' meglio, okay. In azione. Visto che l'ultima volta non l'abbiamo visto per appunto. Avrà meno scene ripetute visto che le pubblicità televisive erano di meno. Ma vediamo. Kaido ci prova a tenere un po' di serietà, ma è sbagliato. Kaido, quello che fino a poco prima stava stava completamente ubriaco, non ci capiva più un cazzo. Ma
me fa paura lo stesso, Ale, pur con quella ridota lì. Riesca a stare fermo. Scherzavo. Fifs. Fifs. Perché non siamo buoni a pronunciare le TH. Fifs. Oddio, quell'effetto è orribile. La domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala. Ma che bello! Vado, che dolore! Momento Kaido sta rivalutando tutte le sue decisioni di vita. Beh, sì. Beh, no. Male. Che dolore! Oddio!
possiamo ammirare un guerriero potentissimo alle prese con qualcosa con cu- per cui non era pronto. Decisamente non era pronto. Oddio santo. In questo momento Eneru sta rosicando da far schifo. E te è rosicato da dici. Come ridicolizzare l'essere più, più forte della terra. Indeed. No, Tom e Jerry. Io voglio, voglio vedere tipo in un episodio invece di uscire la, la solita scritta Tom e continua deve uscire tipo il logo della Warner con Luffy. And that's all for. Sì, dai, ti prego, Toei. Madonna, sti due che fine di merda che fanno. Ma no, allora i traumi della gente che sta lì sotto. Sì, no, non ti rendi conto di quanto fanno pa- di quanto possono far paura i cartoni americani finché non te ne ritrovi uno davanti alla faccia. No, comunque Nami l'aveva detto che
il prossimo uscire dal buco era lui. Beh. Instead the Thing. Ma esistono i fumetti nel mondo di One Piece? Apparently. Beh, esistono i giornali, quindi perché no? Comunque, alla faccia di quelli che si lamentavano, ma adesso Luffy è diventato imbattibile, invincibile, molti combattimenti fanno schifo. Figa, credo gliela molla ancora, comunque, Altro che imbattibile. Ma cosa? Luffy, nonostante i power up, non è mai stato realmente imbattibile. Cioè, penso che l'unica volta che ha letteralmente squasciato un avversario con un power up è stato Bueno, la prima volta che ha usato il Gear Second. Sì, e poi... sì, vero, e lì perché ci avevi da far vedere quanto era figo il Gear Second. Sì. Poi è arrivato Luffy. Poi per il resto. Poi per il resto. Contro Luffy ce l'hai combattuto. Con Doflamingo, la prima volta che ho usato il Torto, ce l'hai comunque combattuto. Eppure adesso qui. Bello che ha letteralmente perso colore. Che non sarebbero neanche di gomma. Oh mio Dio, quella testa in CGI sullo sfondo era orribile. Fate partire i tamburi. Questo posso anche accettarlo. Sì. Ah, puttana. Tanto lo faranno resuscitare in una storia breve. Oh, salute. Attenzione, all'improvviso il budget è aumentato. Guarda, pure i frame hanno i frame. E neanche troppo, a dire la verità. Hanno solo cambiato storyboard. E questo probabilmente prima lavorava in Gang. Eccoli! E ha, cioè lui che ha letteralmente fatto partire la host. Sono sembrate le animazioni di Studio Chizu. Un po' sì. Thank you.
Beh. È diventato Sonic. Citando un celebre dottore, lo ha colpito così forte da ferirlo nei sentimenti. Della legione esplorativa. Guarda che hai ancora che riflette sulla che non ci crede. Riflette sulla sua vita. Dice, dove ho sbagliato nella mia vita? Regno. Sono pazzo. Allora, non ci hanno messo That's All Folks, ma ci sono andati vicini. Hanno fatto il coso, il cerchio a mascherino. Cioè, sì. Meglio, il mascherino a cerchio. Visto Toei, doveva essere così l'episodio 2071, cazzo. E nessuno si sarebbe lamentato, maledetti. No, si sarebbero lamentati lo stesso. Vabbè, sono comunque fan di One Piece. Ci sarebbero stati quelli che chiedo scusa, ho sbagliato. Non intendevo che sono fan di One Piece, sono persone. Vabbè, quelli che si sembrano lamentati perché il potere è troppo ridicolo, il cazzo è sempre un Looney Tunes. Ovviamente quelli c'erano, ma almeno non ci sarebbero stati quelli che si sarebbero lamentati appunto delle scene riciclate, delle robe, visto troppo poco. Noi due, eccetera. Noi due. Guarda che ci sono stati tanti che si sono lamentati per come hanno gestito l'ultimo episodio. Ok. Cioè, cazzo, hai ipato manco fosse il meglio puntata di tutta la serie e poi 5 minuti di Gear 5. Stesse scene riciclate 3 volte. Hai capito? Dovevano fare come fecero con l'episodio di Zoro contro King, lì proprio perfetti, niente fuori posto, tutto come doveva andare. E infatti credo sia diventato l'episodio meglio valutato della storia degli anime, se non sbaglio, King contro Zoro, però vabbè, comunque non mi sono informato.
E niente, vabbè, la gente si lamenta per ogni cosa al giorno d'oggi, e questo anche questo è vero. Comunque, grazie ancora per aver soddisfatto questo mio piccolo capriccio. Ora potrò prendere questo spezzone di live e aggiungerlo a quello della settimana scorsa e avere finalmente un vero contenuto Gear 5 più completo rispetto a quello. Sono più soddisfatto. E niente, io vedo nei tuoi occhi l'incredibile voglia che avevi di fare questa cosa, Riccardo. Non volevo fare nemmeno l'ultima, quindi lascia stare. vabbè, l'ultima perché no, c'era stata richiesta. Senza offesa, Mimbi, frega un cazzo di One Piece, davvero. No, lo seguo, mi piace, mi sta simpatico, tu hai, ti odio, frega un cazzo di One Piece. Più sto lontano da One Piece e chi lo guarda, e meglio sto. Detto questo, vi risaluto di nuovo tutti quanti, ci rivediamo, e a questo punto penso che ci rivedremo giovedì per la nostra chiacchierata su Star Wars. E no, aspetta, esce il 23. Il 23. Che giorno è il 23? Aspetta, in effetti non ho guardato. Dammi un secondo. Venerdì. È mercoledì. È un mercoledì. È un mercoledì. Vabbè, si fa il giorno dopo. O il giorno prima. No, scherzo, è martedì, il giorno prima. Si può fare il giorno dopo, si fa giovedì 24, tra due settimane. Allora sì, a posto. E allora giovedì così magari facciamo roba... così magari diciamo anche due parole sulle prime due puntate di Ahsoka che saranno uscite. Tra l'altro sì. E allora giovedì si fa Eddie, e poi venerdì c'è Shin Kamen Rider. Perfetto. E dai. Buonasera di nuovo a tutti quanti. Ciao gente. Ciao Doc.